Allora, dopo aver parlato di cose un po' serie venerdì, cosa che penso non farò più perché tanto la gente non capisce i miei punti di vista e in generale molta gente secondo me non capisce proprio le cose perché quando io dico una cosa poi riporta altre cose come se io avessi parlato di tutt'altro. Comunque, ritorniamo a parlare di Flex Wheeler perché ha postato un aggiornamento delle sue condizioni in ospedale su Instagram e ha postato una foto della gamba che gli è stata parzialmente amputata sotto il ginocchio e qualche giorno fa ho visto anche un'intervista di Sean Ray su Alex Muscle e Sean Ray comunque conosce abbastanza bene Flex, l'ha sentito e quindi aveva un po' dato qualche aggiornamento più concreto e non solo speculato come ha fatto molta gente che appunto non sapeva cosa fosse successo. La gente magari diceva: ma sarà colpa del Synthol, visto che lui è stato accusato di averne usato, o Synthiol, come dice molta gente. E a proposito di storpiature grammaticali, mi ricordo che tempo fa andavo in una palestra e un tipo faceva sia sala che un corso di funzionale, però non gli piaceva molto dire funzionale e quindi anziché dire functional, direte voi, diceva funzional, quindi non gli piaceva né la pronuncia italiana né quella inglese, quindi aveva deciso di coniare un neologismo. Comunque, Flex ha postato questo post lui in ospedale a Las Vegas e dice appunto: Las Vegas, Nevada, Stati Uniti, 24 ottobre 2019. E il post recita: Kenneth Flex Wheeler, il leggendario e iconico bodybuilder professionista e 4 volte vincitore dell'Arnold Classic, ha rilasciato il suo primo e unico comunicato ufficiale a riguardo della sua del suo intervento chirurgico di emergenza della settimana scorsa, che ha necessitato la parziale amputazione della sua gamba destra. E Flex annunzia, dichiara: vorrei ringraziare tutti i miei fan e i colleghi bodybuilder per le preghiere e il supporto durante questo difficile momento per me e per la mia famiglia. Il mio intervento è stato necessario a causa di continue e crescenti difficoltà circolatorie nella gamba destra che erano diventate rischiose per la mia vita. Quindi il problema principale per cui è stata necessaria questa amputazione è il fatto che Flex avesse problemi di circolazione e a quanto pare rischiava di andare in cancrena la gamba e di conseguenza la cancrena espandersi al resto del corpo. Questo è quello che non c'è scritto qua, ma che ha detto Sean Ray nell'intervista in parole povere. Questo non l'ha scritto Flex in questo post, però così ha detto Sean, e Sean in genere non è uno che dice stronzate, quindi mi fido abbastanza. Poi continua: vorrei ringraziare il mio incredibile staff medico per il trattamento e la cura che hanno avuto di me. Ah, ok, dice. E tutte le interviste o articoli riguardanti la mia condizione e le procedure mediche o il mio stato sono speculazioni e non sono autorizzate. E autorizzate ha scritto maiuscolo. Quindi diciamo che questo post è l'unica cosa ufficiale e certa che riguarda Flex. E conclude dicendo: vi terrò aggiornati sui miei progressi tramite i social media con update, aggiornamenti ufficiali tra virgolette di Flex. Quindi poi conclude e dice: visitateci su Facebook, Twitter, LinkedIn, sto cazzo. Quindi fondamentalmente cosa ci dice Flex? Che il suo è un problema circolatorio che ha reso necessaria l'amputazione di questa parte della gamba e che tutti gli aggiornamenti ufficiali verranno resi noti da lui senza che altre
altri magazine, altri canali, altre persone dicano niente a riguardo. Quindi adesso aspettiamo un po' di vedere che succederà a Flex e poi continuiamo gli aggiornamenti in seguito. Tra l'altro, lunedì scorso, quando ho fatto il video, appena finito di fare il video, lui ha postato un post, ma parlo di 10 minuti dopo che ho fatto il video, che appunto confermava i suoi problemi. Quindi speriamo bene per Flex, speriamo che si riprenda, speriamo che i suoi casini siano finiti e che possa finalmente godersi un po' di pace e riposo. Buona!